Il tema degli interventi nel settore bancario è un nervo scoperto. Ed eccolo che torna, come guidato dalla legge del contrappasso, il tema banche. PD, Lega, 5 Stelle, Italia Viva si scambiano i ruoli in commedia, ma il nervo scoperto è sempre lo stesso. A finire nel mirino per primo fu il governo Renzi con il caso delle quattro banche locali. Come ci hanno messo 25 minuti per azzerare i risparmi, noi chiediamo un decreto in 20 minuti per ridare i soldi a tutti i truffati. Novembre 2015, l'esecutivo Renzi salva dal crack i quattro istituti, ma di fatto condanna se stesso. Per la prima volta in Italia infatti viene applicata la direttiva europea del burden sharing e a pagare sono anche gli obbligazionisti. Soprattutto però a travolgere il giro magico è il caso Boschi. Il padre della ministra siede nel CDA di Banca Etruria. Per i 5 Stelle il PD diventa partito delle banche. Io amo mio padre e non mi vergogno a dirlo. Ministro Boschi ha un conflitto grande, non come una casa, come una banca. L'accusa di fare interessi di familiari e banchieri domina la campagna referendaria 2016, trasformata dai grillini quasi in un referendum sui renziani. Ma anche con l'arrivo di Paolo Gentiloni a Palazzo Chigi la musica non cambia. Il suo primo atto politico è stato un decreto per trasferire miliardi di euro alle banche. Prima il salvabanche per Monte dei Paschi, poi nel 2017 il caso delle due venete. Il governo Gentiloni con decreto apre all'aiuto di Intesa San Paolo. Il risultato è questo. Vi siete presi tutto, prendetevi anche questi. 4 marzo 2018, il movimento che della difesa del piccolo risparmiatore aveva quasi fatto questione identitaria batte nelle urne il cosiddetto partito delle banche e il primo atto di Giuseppe Conte, fresco di incarico al Quirinale, non a caso è incontrare risparmiatori truffati. A inizio 2019 però anche il Conte 1 affronta il suo primo caso banca e per decreto salva Carige. Salvini e Di Maio però si devono vergognare. Inevitabilmente quello che era stato un refrain del PD diventa un mantra giallo-verde. Noi siamo intervenuti mettendo lo Stato a garanzia, salvando i risparmiatori, non i banchieri. A distanza di soli 4 anni dal crack delle quattro banche locali che segnò la fine della stagione renziana, Italia Viva e 5 Stelle siedono insieme nel governo giallo-rosso. Sul tavolo la Popolare di Bari, una storia che sembra ripetersi, non fosse che oggi gli accusatori di ieri siedono al banco degli imputati.